Al liceo linguistico Aristossano di Taranto è stato presentato oggi il Tarentum Festival della letteratura latina e greca, che si presta come spunto per le nuove generazioni e non solo, per insegnare e ricordare le nostre origini più radicate. Il Tarentum Festival è un tentativo, mi sia permesso di dire coraggioso, di ridare dignità culturale a Taranto che negli ultimi decenni è diventata dal punto di vista culturale una palude. Abbiamo fatto un protocollo d'intesa, abbiamo coinvolto gli altri licei, non solo di Taranto ma anche della provincia. Alcuni hanno risposto e abbiamo soprattutto coinvolto gli insegnanti e gli alunni, perché i protagonisti del festival saranno gli alunni che reciteranno, ovviamente tradotti in italiano, testi di poeti e di prosatori latini e greci. Il Tarentum Festival è un'occasione importante per avvicinare i giovani nati massimo 18 anni fa ad una cultura che è vecchia, cioè una cultura che nasce 2500 anni fa, ed una cultura che non è mai fallita, una cultura che ha risolto tanti problemi nel tempo antico, nei tempi anche un po' più recenti, e che adesso però in base alla spending review, ecco, viene rivista e viene anche tagliata questa cultura. Parteciperanno 6 licei differenti, classico e scientifico, che porteranno in scena delle commedie oppure reciteranno dei pezzi di lirici greci e latini e porteranno in scena a Taranto quello che è la nostra cultura, perché Taranto è capitale della Magna Grecia, lo sappiamo. I greci sono passati da noi, i latini anche allo stesso modo. Noi conserviamo questa grandissima cultura, questo grandissimo dono. L'evento avrà luogo dal 20 al 22 novembre nell'Aula Magna dell'Università degli Studi Aldo Moro di Bari, in Città Vecchia, a Taranto. Riteniamo che sia un'iniziativa importante non solo dal punto di vista culturale, ma anche identitario, proprio in considerazione della storia di Taranto e della Magna Grecia. Quindi invitiamo tutti a partecipare.